Salve a tutti. Oggi ci troviamo, io e il mio caro fratellino, a giocare con questo gioco che è stato creato con CryEngine. Naturalmente non sappiamo né la versione né lo scopo di questo gioco. Nel senso che quando l'abbiamo scaricato ci siamo dimenticati di segnarci il nome del gioco. Quando siamo andati a vedere dentro il sito dei giochi indie, questo gioco non ce l'ha più. Is this the end? Who'd have thought? In this shithole I used to call home. Destiny? Who believes in that shit? Quello che abbiamo capito è che non è tutto nulla da dire sulla grafica. Sembra di essere veramente in una foresta. E sembra veramente che stiamo correndo influenza da qualcosa, da qualcuno. Ci sono delle belle illuminazioni. Una bellissima grafica per la quale sono sicuri che Sinergo e Raiders riccherebbero, abbiamo capito cosa. Il solo problema è che non sappiamo come si chiama il gioco. Il nostro dubbio, anzi il mio dubbio, è che chi ha sviluppato questo gioco lo abbia ritirato o gliel'hanno eliminato, perché secondo me, anzi secondo noi, perché a un certo punto di questo gioco arriviamo in una zona, sempre correndo, sempre facendo, dove c'è un grosso falò, un incendio. Cioè, eccolo appunto, quando stiamo per avvicinarci a questo falò, c'è una specie di flash tipo che stiamo morendo. Dopo qualche secondo di questa inebriante luce macchia del si voglia sia, ci troviamo in una foresta con un fucile e con una minimappa laterale identica a un altro gioco di cui non conosciamo bene, di cui non sappiamo bene di che si tratta. Allora, il nostro dubbio è che, visto che chi ha creato questo gioco ha copiato, perché non è creata, questa è proprio copiata, in qualche modo abbia sia stato eliminato oppure cancellato. Comunque, da quello che vediamo in questo gioco, è che ci siamo solo noi con un fucile, una pistola e uno shotgun, ma non possiamo fare un cazzo, nel senso che è come se fosse una mappa vuota, come se dovessimo utilizzare solo giocando online. Infatti, se proviamo ad ammazzare qualcosa, tempo che l'abbiamo vicino a qui, oggetti là, come un cartello, diciamo che dal punto di vista grafico questo gioco poteva tranquillamente essere bello. Essere umili,
anche le meccaniche per l'apertura delle porte sono carine. E diciamo che anche i personaggi sono abbastanza curati, se non fosse sembra questo di una morte leggermente. Scusa, invece di sprecare colpi, perché non provi a utilizzare qualcos'altro di schermo? Sa che sembrano di quelle belle bambole gonfiabili per farci sesso? Noi pensiamo queste che erano demo, giusto per vedere un po' la mappa, l'ambientazione, eccetera. Ma non ci troviamo nessuna figura a parte, niente di niente. Forse anche per questo stiamo sprecando stupidamente proiettili. Perché non ci sono nemici, solamente una specie di quello su un'avventura grafica. Con un mitragliatore in mano. Anche i polsi ricordano un altro gioco. Ci manca solo che possiamo diventare invisibili, oppure potenziare la tuta, la quale penso di dicendo, ma perché non dici il nome di quel gioco? Ma non c'è invece motivo, che cazzo sono di tutta? Sinceramente, se ci fosse qualche nemico, una cosa sicuramente succederà dopo che avremo finito di registrare questo gameplay, questa presentazione. Tutta la cartella finirà nel cestino. Anche se sinceramente io la preferirei direttamente nel cesso. Forse per questo motivo che è stato tolto. Perché a parte la grafica, eccetera, non si può fare nient'altro. Ci stiamo facendo un giro. Se posso la demo, almeno fateci giocare un livello per qualche botte. Niente, non c'è assolutamente niente. Comunque la esploreremo fino alla fine. Anche che secondo me sono quasi 13 minuti di gameplay buttato. Perché dopo che siamo andati al 13esimo minuto, 14esimo al massimo, per uscire fuori c'è un solo modo. Il suicidio. Perché se provi a uscire dal gioco, non ti fa uscire. Si blocca. Devi riavviare il computer. Per cui l'unico modo che hai per tornare alla schermata è morire e dopo uscire dal gioco. Ma secondo te quante persone rimarranno a vedersi 13 minuti di un gameplay che non ha niente di bello a parte ciò che si salta all'occhio? E cioè un cesso.
il punto giusto dove far finire tutto questo programma. E tenete presente che questa singola mappa vuota, a parte noi due coglioni che la stiamo percorrendo, pesa all'incirca sui 3 giga. Abbiamo perso non solo la bellezza di quanto tempo per scaricarci questa mappa totalmente vuota. Facciamoci in giro anche sul faro, che sono quei quadrati. Penso che sia un difetto della programmazione. Io ammetto che l'impatto visivo è degno di nota, a parte qualche piccolo glitch. E questo motoscafo che girerà. Che sembra essere un'animazione che non può essere colpita. Diciamo che io mi sono rotto il cazzo, quindi dai, ammazziamoci e finiamo questo gameplay. Dai, fai l'unica cosa intelligente per una persona per in questo momento. Buttati. Concludiamo anche questo. Ciao ciao!